Consiglio mi ha presentato il mio segretario generale, peraltro non c'è bisogno di presentazione perché mi conoscono dagli ultimi 30 anni. Io ho avuto modo ci parlo così, ho avuto modo di fare attività in questo comune per tantissimi anni, ma anche nel resto della provincia di Trapani, anche nella regione Sicilia, e poi grazie anche agli iscritti di Mazara del Vallo e del resto della Sicilia sono diventato anche segretario nazionale dei COPAS. E qua ce ne sono moltissimi che hanno fatto parte di questa nostra, diciamo così, famiglia. Io sono a UIL perché, fra le altre cose, credo nel progetto della UIL. Credo nel progetto della UIL anche perché ti dà l'opportunità di discutere in maniera democratica nell'affrontare le questioni. E la democrazia è bella perché è un confronto di idee. Vedo che il sindaco di questa città, senza nulla togliere a quella che è la bontà dei suoi provvedimenti amministrativi, per quanto riguarda la democrazia, molto probabilmente lui rappresenta origine e tradizione storica di un tipo di sistema, di conseguenza il fatto di essere stato invitato, la presente si intende quale invito alla signoria loro in indirizzo, che sono il sindaco, il dirigente del settore personale e il segretario generale, perché se parliamo di problemi seri dove c'è la disattenzione da parte della pubblica amministrazione, ritengo che sia doveroso, serio, corretto venire in assemblea ad avere un confronto e con le organizzazioni sindacali per far conoscere ai lavoratori quali sono i motivi predominanti per cui si scende in assemblea. Non è che scendere in assemblea è un grande piacere, perché un bel momento dice, beh, è da tanto tempo che non ci si incontra, vediamo un pochettino di discutere del più e del meno. No, in assemblea si scende perché ci sono dei motivi oggettivi e nella fattispecie, consentitemi di dire, l'ordine del giorno dei lavori di questa assemblea è piuttosto nutrito e passa dal mancato consuntivo dell'anno 2010, quindi mi riferisco al salario accessorio, e il salario accessorio rappresenta, diciamo così, il toccasano per i dipendenti pubblici. Siccome ora il salario accessorio dalle nostre iniziative passa anche attraverso un altro principio, che è quello che tale fondo di cui è il salario accessorio dovuto per legge deve essere impinguato perché tutti i contrattisti ne hanno diritto, quindi è un dovere da parte della pubblica amministrazione che si sintonizzi sulla stessa frequenza, perché andare a fare delle citazioni contro l'amministrazione comunale quanto sappiamo in quale stato economico versa. E allora su queste questioni noi riteniamo di volere il consuntivo del salario accessorio relativo al 2010. Vogliamo una discussione attenta e oculata sull'impinguamento del fondo di cui sarà necessario per il 2011 e fra le altre cose, perché questo principio deve essere già era stato già stabilito nel 2010, la previsione per il 2012. Quindi il consuntivo del 2011 lo vogliamo per un semplice motivo, perché dobbiamo sapere quante sono le unità contrattiste di questo comune che ne hanno diritto. Perché nell'eventualità noi facciamo una disattenzione contrattuale ed è perseguibile tramite gli uffici competenti che riguardano la conciliazione. Attorno a questa questione ritengo che dobbiamo riflettere, perché noi non vogliamo aprire contenziose. Noi non vogliamo aprire contenziose con questa pubblica amministrazione perché non ce l'abbiamo con questa pubblica amministrazione. Vogliamo un confronto noi attorno a quelle che sono le risorse economiche dovranno essere ripartite, vogliamo un confronto per quanto riguarda un'altra questione molto seria, che riguarda che una bella mattina uno si sveglia e dice da domani mattina in avanti non vi eroghiamo più il buono pasto, perché c'è una disposizione legislativa che ce lo consente e di conseguenza noi riteniamo opportuno da domani in avanti basta il buoni pasti, si procede con il no ai rientri pomeridiani 2 volte la settimana, ma con il ritorno alla normalità.
rappresentiamo i mali di questa nostra società, di questa nostra comunità, di questo nostro paese Italia, riteniamo che dobbiamo dire grazie a Brunetta per queste sue esternazioni. E allora chiariamo una volta e per sempre, in maniera chiara e inequivocabile. Il sindaco aveva l'obbligo, per questo l'abbiamo invitato in questa assemblea, e molto probabilmente il sindaco non sa che se non è Maometto che va alla montagna, sarà la montagna ad andare da Maometto. Perché se pensa il sindaco che su questa questione che riguarda i problemi dell'economia della città, perché 80.000 euro vengono meno nelle casse non solo dei lavoratori dipendenti, perché nel momento in cui non avete più i buoni pasta, significa qualcosa 80-100.000 euro che vengono meno nelle casse dei lavoratori. Questi lavoratori buoni li utilizzavano, non voglio dire per fare la spesa, ma venivano utilizzati per situazioni necessarie e indispensabili. Ma il sindaco, un sindaco democratico, un sindaco che ama, diciamo così, i valori dei pubblici dipendenti, perché i pubblici dipendenti possono fare il salto di qualità, perché i pubblici dipendenti non possono avere l'amore al proprio ufficio, perché i pubblici dipendenti vogliono fare correre le carte in maniera molto speditamente, ha fatto un consulto con gli operatori economici della città, ha fatto un consulto con tutti quelli, perché a banca rimane chiuso sabato, tutti i servizi pubblici rimangono chiusi sabato, le attività commerciali rimangono aperte, ma perché cosa serve questo fatto di dire noi non facciamo più due pomeriggi, in quanto i pomeriggi venivano beneficiate dalla stragrande maggioranza che la moglie una volta fatta i lavori a casa nel pomeriggio si muove per andare ad assolvere a compiti specifici che sono quelli di fare la spesa e quanto altro. Tossico e Veleno non ha avuto l'amabilità di avere un incontro con gli operatori economici di questa città, non ha avuto l'amabilità, perché l'amabilità è parte integrante e sostanziale di un contesto sociale che si innalza più che posto nel momento in cui c'è un confronto democratico attorno alle questioni serie. È un dipendente pubblico oggi, e non parlo dei precari, parlo dei dipendenti di ruolo che da oltre 20 anni non hanno un rinnovo contrattuale. Io parlo di coloro i quali che da oltre 23 anni, mi riferisco ai contrattisti, mi riferisco a tutto il mondo del precariato, da oltre 23 anni, che guadagnano 500-600 euro al mese, che questi non hanno speranze future, perché così come ha promesso il legislatore con la legge 24, con il decreto legislativo 24 del 2011 ha creato le condizioni che finalmente si è risolto il problema dei precari in Sicilia, quindi il tocca sano, senza tenere conto del patto di stabilità, senza tenere conto fra le altre cose dell'aggravante del tetto di spesa, perché ti dice sì, facciamo i concorsi, ma poi ti deve riferire al 2010 e di conseguenza il fatidico 20%, se se ne vanno 10 persone, istruttori, amministrativi, cioè categoria C, se se ne vanno 10 persone noi possiamo assumere solo ed esclusivamente 4 persone, di cui il 20% di 4 persone significa 1,8. È una vergogna quel disegno di legge, scusate, è una vergogna, com'è una vergogna che il sindaco non faccia una pausa di riflessione sui buoni pasti. Lui molto probabilmente non avrà problemi economici, sicuramente, quindi non si potrà sintonizzare sulla stessa frequenza dei lavoratori dipendenti, si sintonizza su altri concetti, su altri, e parlo di concerto sinfonico. Certamente lui si sente un paganino della situazione, quindi ha l'opportunità di dire da domani mattina in avanti non ci sono più buoni pasti, siccome lui è paganino si esibisce, di conseguenza le sue malevie sono così meravigliose, in quanto questa città ha avuto l'amabilità e il grande coraggio di fare una scelta di campo politica. Io non la metto in discussione, metto in discussione il modo con cui ha concepito di togliere il buon passo a questi lavoratori, metto in discussione perché questo sindaco non ha avuto l'amabilità di avere un confronto democratico con le parti sociali, economiche di questa città, perché si va a discutere con le attività commerciali, con le attività industriali, con tutti indistintamente, per dire togliamo il sabato.
togliamo, o meglio, riapriamo il sabato, togliamo i due rientri pomeridiani. Questa per me, sentitemi di dire, è una vergogna, a prescindere che è bello poter parlare di queste cose, perché fare la critica è bello, fare la critica è bello, ma essere propositive si diventa molto più difficile. Se il sindaco a me avesse detto, come organizzazione sindacale, questi 80.000 euro verranno destinate a diminuire il fondo relativo ai precari di questa città. E allora era una scelta politica, una scelta di campo dove gravava, scusatemi, io non faccio la guerra tra i precari e i dipendenti del ruolo, perché siete un'unica anima, perché rappresentano loro la trave portante delle pubbliche amministrazioni, perché con i collocamenti in pensione da oltre 20 anni a venire qua non ci sono state più assunzioni, non ci sono state più concorsi, quindi bisogna avere rispetto l'uno dell'altro e viceversa, non facciamo la guerra tra di noi, perché è solo ed esclusivamente assunto, non ha neanche senso di esistere. Quindi vi prego di non fare nessun tipo di commento, perché mortificherete la vostra intelligenza, non quella degli altri. Noi dobbiamo discutere su quello che vogliamo fare, quello che possiamo fare e quelle che sono le nostre intenzioni future nell'affrontare i temi di questo settore del pubblico impiego, non del comune di Mazzara, perché queste questioni, se fossero solo al comune di Mazzara, un bel momento dice vabbè, ora facciamo la rivoluzione copernicana e risolviamo il problema a Mazzara, ci facciamo vedere noi come si risolve la questione in maniera molto ma molto semplicistica, come si soleva fare una volta. E allora vi posso assicurare, va bene, succederà quello che succederà, ma il nostro intendimento sono intendimenti molto ma molto ma molto seri. Quindi il sindaco, questi 80.000 100.000 euro che riguardano i buoni pasto, ci vuole dire che cosa ha intenzione di fare, sempre per recuperare eventuali disattenzioni amministrative? E allora c'è l'Iper. Posso dire una cosa? Anche due. Allora, io sono una precaria e sono d'accordo con tutto quello che ha detto. Io la credo. Assolutamente, perché non si può fare la guerra tra una categoria e l'altra. E se per lei è una cosa esagerata pensare che 80.000 euro possano arrecare chissà quale danno, si figuri cosa possono arrecare due soli buoni pasto. Ebbene, qualche anno fa io... Mi sembra che stiamo sintonizzati sulla stessa frequenza. Sì, assolutamente. Quindi io e la mia collega, che eravamo due precari, autorizzate a fare il pomeriggio, autorizzate, no perché un giorno mi anzi faccio i pomeriggi. Se mi si autorizza a fare il pomeriggio, io ho il diritto di avere buoni pasto. Questo è sicuro, è inconfutabile. Mi è stata fatta una guerra e per solo due buoni pasto, che mi sono stati tolti sia a me che alla collega, lo sa qual è stata la giustificazione? Che si sforava il patto di stabilità. Con i buoni pasto non c'entra per niente, signora. Glielo dica al signor Materno, era lui signor Materno. Ma il problema... E quindi dico, signora, da qui le posso ascolti, dire, ascolti, le posso dire, ascolti, le posso dire signora, che sono assolutamente d'accordo con lei, ma si figuri cosa viene fatto a un precario. A un precario. E io non è che andavo a fare senza togliere niente ai miei colleghi, io facevo l'architetto e continuo a fare l'architetto. Era un dirigente, sono stata autorizzata a fare, mi sono stata, e non è finita lì, non è che me la sono andata a discutere, siamo andati a finire in tribunale. Bravo. Per quello, e uno non è una vergogna questo, condonato giro. Quindi, signora, quindi lei deve dire, io però... scuso un attimo e sì, finisco, io ancora con la sua vergogna, ma se lo faccio spiegare allora signora, guardi, mi fa piacere che lei sta dicendo le cose.